Buongiorno, buongiorno e buon festa della donna a tutte le mie amiche e ancora a quelle che devo ancora fare, ma state lì nell'universo, questo è il mio regalo per voi. Adesso vi faccio un invito che ho avuto l'onore e il grande piacere e l'emozione di condividere davanti a più di 10.000 persone un pochino più di un anno fa. E come sapete bene, non è sempre facile, è molto emozionante parlare davanti a tante persone, ma quando adesso lo faccio virtualmente, perché è un invito che faccio a voi, il mio regalo per voi amiche donne di tutto il mondo in questa festa della donna, il mio invito per voi è questo: non mi interessa sapere cosa fai per vivere, voglio sapere quello che desideri ardentemente e se osi sognare ciò che il tuo cuore brama. Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se rischieresti di renderti ridicola per amore, per i tuoi sogni, per l'avventura di esistere. Non mi interessa quanti pianeti quadrano la tua luna, voglio sapere se hai toccato il centro della tua sofferenza, se i tradimenti della vita ti hanno aperto o ti sei accartocciata e chiusa per paura di altro dolore. Voglio sapere se puoi sedere con il dolore, tuo o il mio, senza muoverti per nasconderlo, o logorarlo o ripararlo. Voglio sapere se puoi stare con la gioia, mia o tua, se puoi danzare selvaggiamente e lasciare che l'estasi ti riempia fino alla punta delle dita delle mani e dei piedi, senza avvertirci di stare attenti, di essere realistici o di ricordarci i limiti degli esseri umani. Non mi interessa sapere se la storia che racconti è vera. Voglio sapere se sei in grado di deludere un'altra per essere o un altro per essere fedele a te stessa. Se puoi sostenere l'accusa di tradimento senza tradire la tua stessa anima. Voglio sapere se puoi essere fedele, perciò degna di fiducia. Voglio sapere se puoi vedere la bellezza, anche quando non è bella ogni giorno. Voglio sapere se puoi vivere col fallimento, il tuo e il mio, e stare ancora sulla riva di un lago a gridare alla luna argentea, sì, non mi interessa sapere dove vivi e quanti soldi hai. Voglio sapere se riesci ad alzarti dopo una notte di dolore e disperazione consumata fino all'osso e fare ciò che devi fare e deve essere fatto per dar da mangiare ai bambini. Non mi interessa sapere dove o cosa o con chi hai studiato. Voglio sapere cosa ti sostiene quando tutto casca. Voglio sapere se puoi stare solo con te stessa e se ami veramente la compagnia che tieni a te stessa nei momenti vuoti. Con questo il mio augurio per tutte le donne amiche. Io credo che ognuno di noi ha una Wonder Woman dentro. Siamo, e non ha un colore, non ha un'età, non ha una taglia, non ha un peso, non ha una forma particolare, non ha un livello sociale, non ha un titolo, ma ognuno di noi è una donna meraviglia dentro, una Wonder Woman, e bisogna solo farla splendere e lasciarla splendere unicamente come siamo. Questo è il mio invito per voi. Vi voglio bene e buona festa della donna.